Allora, benvenute questa sera. Questa sera siamo al corso di cucina di Pasqua, quindi abbiamo pensato noi del Super Bimbi Team un corso di cucina in questa Pasqua un po' strana per tutti, che ci porterà in casa, quindi una Pasqua tradizionale o una Pasqua in viaggio, in modo da poter comunque preparare delle ricette insieme che ci facciano assaporare il piacere anche di viaggiare. Quindi abbiamo pensato a delle ricette un po' particolari. Che poi troverete nel regalo classico solito che vi facciamo avere a fine riunione. Qualcuna di voi l'ha già ricevuto perché si è iscritta prima, quindi ha già ricevuto la mail con questo file un po' riassuntivo della serata di stasera. Allora, vediamo un po' cosa ha pensato per noi il nostro gruppo. Quindi le prime persone a parlare saranno Maria e Manuela. Eccole qua. Eccole qua. Eccoci. Buona serata, Benvenute. buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, noi partiamo direttamente con il dessert. Faremo la torta, la colomba piña colada, una cosa un pochettino diversa, un pochettino esotica. E ho preparato, vi faccio vedere poi, anche una colomba salata. Perché chissà mai, magari il tempo è bello e magari il plaid lo mettiamo giù in giardino e facciamo una specie di picnic. Allora, io mi sono già Carino. salvata la mia ricetta dentro nella mia settimana, quindi immagino che sapete tutti come salvarvi la ricetta e quindi parto a fare la mia colomba. Mi dice già di riscaldare il forno a 170 gradi. In due ciotoline vanno separati i tuorli dagli albumi. Io l'ho già fatto, se vuoi farvi vedere, cioè uno parte già preparato. Posizionare la farfalla. Quindi la farfalla è l'ho proprio posizionata bene. Non si Diciamo lo staccava. strumento che serve per inglobare aria, no? Quindi lo usiamo quando dobbiamo montare, quando dobbiamo fare, come in questo caso, gli albumi a neve. Quindi andiamo a mettere i nostri albumi, raccomando sempre la temperatura ambiente, altrimenti quindi chiudere. Velocità 4 per 2 minuti, 37 gradi, vengono montati così bene che sembra panna montata. È chiaro che bisogna essere anche un po' rapidi poi nei procedimenti successivi, perché poi l'albume, se lo lasciamo fermo, rilascia, insomma, il Tende a suo tende a smontare. smontarsi, sì. Però ecco, l'utilizzo della farfalla in questa modalità rende gli albumi veramente soffici. La farfalla la usiamo anche per fare la panna montata. Mi raccomando sempre che sia bella fredda la panna. E boh, che altro dire? Quindi Manu, Colomba. ripetici il nome di questa ricetta. Alla piña colada, Pigna sì, piña colada, colada è un cocktail ok. esotico a base di cocco e ananas. Quindi, giusto per non fare la solita colomba con le mandorle e lo zucchero, volevamo fare una cosa un attimino più sfiziosa, puntiamo su qualcosa di buono, un po' diverse. Dopo me le punte, a fine serata vi Vedremo diremo come se sono. effettivamente sono venute così, così buone. Però abbiamo visto che possiamo provare mille ricette nuove, vengono sempre bene. Quindi anche quando abbiamo qualcuno a cena e vogliamo collaudare un piatto nuovo, non c'è problema, perché tanto viene sempre bene. Beh, è giusto anche provare cose nuove, durante i corsi. Assolutamente. Ok, i nostri albumi sono montati. Perfetto.
togliamo la nostra farfalla, tiriamo fuori gli albumi. Qualcuno stava chiedendo qualcosa, vediamo qua. Quindi trasferire gli albumi e teniamoli da parte. Partiamo con 200 grammi di farina. Nostra bilancia super precisa. Avanti, la farina di cocco, visto che sarà una colomba esotica, noi non andremo via, ma già che mangi questa colomba Si viaggia. si può viaggiare, no? Anche un po' con la mente. 120 grammi di zucchero. Tanto poi andiamo a correre, eh? L'unica cosa che si può fare, quindi. No, ma mi vedo già là sulla spiaggia, la Sì. palma. Magari. Noi possiamo andare al lago al massimo. Il burro morbido, che è fuori da 2 ore, altro che il morbido. 38 maresciallo, fa niente. Un po' di rum bianco, un po' Poteva mancare. Non un un po', pochettino non un po', alcolico, che qui Manu. è proprio quello della Giamaica e quindi verrà sicuramente. Praticamente non torno a casa questa sera. No, ma non ci vuole, la Manu non ci vuole. No, No. abbiamo iniziato con Prosecco, quindi vedete voi. E vabbè, si sale sempre di gradazione. Adesso si passa al rum, è Assolutamente. certo, non si può scendere. Voglio sapere dopo il rum della colomba. Non lo so, secondo me c'è il disinfettante per le mani, però comunque. Siamo in tema. Bel grappino. D'altronde, sentila lì, sentila. Quindi chiudiamo, non divagate, se no dopo uno non sta Scusa, attento, Manu, no? scusa. Ecco. Vabbè, allora, quindi la colomba, raccontateci dove avete recuperato però gli stampi per la colomba, perché se poi le nostre signore vogliono farla, la colomba, servirà giustamente anche lo stampo. Quindi, siccome è casa di necessità per uscire di casa, Lo possiamo dire stampo per che... la colomba. Ok, quindi l'avete acquistato su Amazon o siete uscite con il permessino perché dovevate andare a prendere lo stampo per la colomba, raccontateci dove l'avete preso, tanto siamo tutte della zona qua. Allora, queste Beh, qui non ce la sono raccontano, state non ce la su dicono. Amazon. Ah, su Amazon. Sì, si Già trovano da speravo. varie parti, ma volendo anche in qualche supermercato attrezzato. Ah, ecco. No, al Sì. supermercato non li ho visti. Sì. Sì, alcune Verbano no. carte, la Manu ci dice Verbano carte, ecco sì. Quindi se volete farvi un giro, c'è la possibilità di prendere lo stampo necessario. Beh, altrimenti c'è Amazon. Oh, Alessandra ci dice anche al cinese a Bisozzo. Sì, Giusto, molto bene. Grazie allora, Alessandra. io ho finito di impastare, però quando vedo che la farina, piuttosto che in questo caso il cocco, mi è rimasto sulle pareti, io faccio un altro passaggio. Tanto sono 10 secondi, eh? Per amalgamare bene il tutto, si fa un altro Esatto. passaggio di pochi secondi. Ok, adesso devo tirare fuori il nostro composto. Adesso sicuramente più. Eccolo qua. Eccolo, bello morbido. No, Silenzio, non vi dico il profumo che stiamo vedo guardando fuori. perché io.
Io cioè, sono affascinata, affascinata. Sì. Guarda, viene fuori un profumo che è una roba pazzesca. Che fame, che fame. Giulietta Bella, che fame davvero. Ma che Giulia si sta buttando a fare qualsiasi cosa, quindi anche lei sicuramente qualcosa per stasera ha preparato. Io tolgo tutto bene dalle lame perché non mi piace. Brava, sprecare niente. No, direi non si butta via niente. E adesso piano piano andremo a... Allora, intanto andiamo a mettere i nostri frutti disidratati, quindi l'ananas, la papaya, il mango. Ah, questa parte me l'ero persa io di questa ricetta. Wow! Tutta questa frutta, poi dopo uno avrà per fare una colomba sana, giusto? Alla fine è frutta. È leggera, leggera. È leggera, sì. È dietetica. Quindi, e adesso piano poco calorica, ci dice la mano. Sì, sì. Non sono tantissime. Comunque andiamo ad amalgamare anche gli albumi montati a neve. Sì, è poco frutta, c'è cioè quel 100 grammi. Ci penseremo noi a renderla un pochino. Però se dobbiamo mangiare la colomba, deve anche essere buona. Cioè, non è che la posso fare, no. Ecco. Anche perché poi c'è la sorpresa. Perché farina... deve essere salutare. O col farro, come la faccio io, giusto? No. Senti, il corso per chi è bravo l'abbiamo già fatto, adesso basta. No, giusto. Con la nutrizionista. È festa. È festa, si può trasgredire, e quindi adesso il nostro composto, faccio spazio, il nostro composto lo vado a mettere nel mio stampo. Aspetta che uso un'altra spatola che per pulire è sicuramente meglio. Tu fai la regia, guardami. Noi vediamo già una colomba sul tavolo, cioè a me veramente non ho ancora mangiato, ma mi state facendo davvero venire fame stasera. Questa qui... Cos'è quella cosa lì? Cos'è? Noi abbiamo prodotto e adesso, qua, intanto che andrà in cottura la nostra colomba, vi faccio vedere... L'altra preparazione. Aspetta un attimo, ferma lì. Allora. Ok. Allora, io adesso tra un attimo vado a infornare, pulisco anche, ma che casino. Vi faccio vedere un'altra cosa nel frattempo. Questa è una colomba salata preparata oggi. Anche qui, se il tempo da buono, è una cosa che si può fare da mangiare fuori all'aperto, molto, molto sfiziosa. Questa è integrale, giusto per rimanere anche un po' light. Allora, certo, vogliamo stare un po' light, mi sembra giusto. Sì. Dobbiamo un po' accontentare tutti. Quindi qui è un misto di farina integrale e una farina 00. Quindi si fa un impasto che poi chiaramente rimane a lievitare, ha una cottura veloce di 30 minuti, dopodiché si fa una bella salsa a base di acciughe e prezzemolo, quando è fredda spalmiamo e mettiamo il prosciutto di Praga che ha quella nota un po' affumicata. Insomma, si presenta bene, sicuramente buona, ripeto, lo diremo a fine serata perché andremo proprio a testare. No, allora io direi che dovete testarlo durante la serata, quando passiamo la voce a qualcun altro, così ci dite in diretta com'è. Non è che qualcuna qua, qualcuna qua ci dice Veronica se è integrale non ci piace. E infatti sembrava strana questa cosa qua del è un mix. Veronica è tutta integrale, allora non sarebbe neanche buona. Punto. Ecco.
Però questo misto di integrale mi dà un po' quella cosa un po' rustica di pane che ci sta bene, insomma. Quindi questo è. Manu! Io adesso passo la parola al... Manu! Dimmi! Scusa, ma c'è un taglio solo? È un panino tagliato? È una colomba sezionata a metà. No, vabbè... No, ma poi anche complimenti per l'impiattamento, anche il fiocchetto, brave, molto vi siete impegnate, devo dire la verità. Fa molto Pasqua, se andiamo da qualcuno si presenta bene e niente, insomma, facciamo sempre la nostra bella figura economica anche perché alla fine abbiamo farina, acqua, lievito, no, latte, scusate, lievito e poi prezzemolo, acciughe e prosciutto. Cioè, costo massimo dell'operazione credo che siano tra 4 euro, basta. Però vai a pranzo, perché due congiunti, due amici si possono trovare, okay. Tu puoi portare la tua colomba salata. La tua colomba che può essere di aperitivo piuttosto che un intermezzo che aspetto che arriva l'altra ondata della costina. Assolutamente. Della grigliata fuori. Della grigliata dell'Anna o della Francesca, capito? Bene, okay. Quindi detto questo, la ricetta la troverete comunque nel file che vi manderemo. Adesso però non ho capito, la Manu metterà l'altra colomba direttamente nel forno, giusto? Sarà okay. Il mio turno sarà cotta e quindi dopo farò la glassatura. Ok, quindi aspettiamo la glassatura. Ora invece prepariamo l'altra ricetta in diretta, ma con chi la prepariamo? Quindi Anna e Francesca, eccole qua. Ecco, che non è quel video qua che deve andare in evidenza, ma quell'altro. Ah no, ok, questo qua è quello del bimbi. Cosa ci preparate stasera? Avete chiuso il microfono, ragazze? Franci, non ti si sente. Scusaci che polle, abbiamo usato l'altro e ci siamo, ok. Noi vi prepariamo queste uova alla piemontese stasera. C'è qualcuno che la prepara con noi, credo. Se c'è qualcuno, scriva pure in chat. Sì, sì. Bello, un paio di miei clienti, sì, ho suggerito di fare questa, in effetti. Sì, questa ricetta qua. Perfetto. Allora, noi abbiamo scelto queste un pochettino come antipastino, diciamo così. Appunto perché siamo chiusi in casa e almeno possiamo spostarci un pochettino, riduci da io e l'Annalisa un viaggettino che abbiamo fatto in Piemonte non vi dico che faccia fatto a ottobre, ok, sì, l'ultimo e allora, esatto, e allora niente, abbiamo pensato di farvi queste uova. La prima parte verrà fatta all'interno di bimbi, dopodiché verranno messe a finire, diciamo così, in forno. Allora, 80 grammi di cipolle in quarti. E siamo qua, ok. Posizionare il mesurino. 3 secondi alla velocità 5, cede trita. Okay. Avanti, ci dice di riunire sul fondo e aggiungere 50 grammi di pancetta a cubetti. Ok. Adesso non mi frega più che vado sopra con la faccia alla cipolla. Ok. Sì, lo facevo sempre anch'io. Esatto, ma basta una volta, poi basta, visto che abbiamo questa roba fantastica che non dobbiamo più tagliarla e piangere, e invece se poi ci mettiamo sopra la faccia, tanto vale. Giusto. Abbiamo abbondato un po' con la pancetta, ahimè, fa niente. 30 grammi di olio di oliva, magari stiamo un po' più scarsi di olio, dai. Giusto. Ilse ci chiede, pancetta affumicata o non affumicata? Pancetta dolce, state usando? Allora, qui c'è scritto pancetta cubetti. Noi abbiamo utilizzato per gusto, proprio, quella dolce, perché non ci piace moltissimo il sapore dell'affumicato. Però in realtà, come sappiamo, possiamo poi fare le modifiche un pochettino a nostro piacimento, quindi non ci piace la pancetta, ci piace di più lo speck, piuttosto che il prosciutto cotto, nulla vieta di sostituirla con quello che più o meno vogliamo, insomma. Ora, per 4 minuti
alla velocità soft a 120 gradi, lui fondamentalmente ci insaporisce la nostra pancetta e la nostra cipolla. Nel frattempo io direi che io e Anna vi facciamo vedere quello che abbiamo preparato. Allora, intanto vi racconto io le due cose che ho preparato io, dopodiché do la parola ad Anna. Allora, questo è il nostro strudel salato. Quindi abbiamo fatto proprio tutto la pasta, diciamo, non è una pasta sfoglia, è proprio una pasta farina, acqua, normale. Ripiena, va lasciata riposare una mezz'oretta e poi ripiena con spinaci e ricotta. E qui dove siamo andati? E qui siamo andati, diciamo, strudel trentino, così, però rivisto perché poi spinaci e ricotta e fette di salmone affumicato, chiuso e lasciato cuocere tranquillamente. Qua dopo ve ne tagliamo una fettina per farvelo vedere meglio, insomma, così. E poi abbiamo fatto questo che è il Danubio. Noi l'abbiamo fatto perché evidentemente forse avete capito che noi preferiamo il salato. Sì, infatti. E siccome siamo qua a fare lo spuntino, in realtà facciamo il salato. Abbiamo fatto il Danubio salato, quindi ognuna di queste palline che vedete è ripiena con qualcosa di diverso e quindi c'è un po' l'effetto sorpresa, nel senso che alcune sono riempite con provola e speck, con prosciutto cotto e scamorza e con ricotta e spinaci, quindi in realtà non sappiamo bene che cosa mangeremo, ok? Quindi ci prendiamo una pallina e decidiamo un pochettino. L'avete fatta così a sorpresa, bellissima. Certo, così ognuno di noi mangia una pallina ed è anche una cosa abbastanza simpatica. Adesso abbiamo fatto le palline così, si possono fare un pochettino più piccole se magari se ne vogliono assaggiare un pochettino di più, ok? Per sentire il sapore un po' di tutti i nostri gusti. Questa è la versione salata. Nel nostro PDF abbiamo messo anche comunque la versione dolce, ok? Per il picnic, esatto, con la mano, in giardino, sul plaid, in casa. Però basta, perché dopo siamo troppi e non si può assolutamente fare questa cosa. Mentre qua ci sono le preparazioni di Annalisa. Adesso, scusateci la regia un po' così, ma facciamo un piccolo cambio, così che Anna vi racconta le sue. Cambio, okay? Esatto, cambio. Allora, partiamo da quella che è la crescita. Ma che meraviglia! Per cui ci spostiamo al centro Italia, Crescia Matitana l'ho scelta perché i miei carissimi vicini di casa l'anno scorso ci hanno ospitato proprio da loro nelle Marche e ho assaggiato questa crescia, è fantastica. È un pane salato come se fosse il panettone gastronomico di Natale, però è arricchito da pecorino e parmigiano. Cioè, il profumo così rende pochino, ma il profumo è una cosa spettacolare perché il pecorino è prevalente. La storia della crescia, ve la sono fatta spiegare, è si dice pizza brusca e si mangia di solito, generalmente loro, di colazione. Colazione con uova sode e il loro capocollo, vabbè. E dice, chi ce la fa anche con un bicchierino di vino, dice la mia cena di casa, per cui è proprio tipico loro. Naturalmente si può poi accompagnare anche durante il pasto, di Pasqua normale, o col picnic sempre della mano e via. O stasera intanto che certo. Vediamo come fanno i maggi. Esatto. E invece l'ultima preparazione, e qua è veramente light, ragazzi, è veramente light. È una lombata di agnello cotta al vapore con le verdurine bollite, ma vapore non vuol dire insapore, grazie, detto una parola bella, perché mi ha fatto fare la ricetta, lo vedrete poi nel PDF, un trito con le bucce di limone, come l'insaporitore della Franci, quello che aveva fatto negli altri corsi, però l'ha lasciato, non so se la Franci riesce a inquadrarlo, più grossino, perché c'è aglio, limone e rosmarino. Fa insaporire la carne, fa mettere nella pellicola, la fa mettere nel varoma e cuoce al vapore i primi 45 minuti. Gli altri 25 minuti fa mettere nel cestello le carote e le patate, sul vassoio del varoma, nella ricetta trovate i fagiolini, o i broccoli, oggi ho fatto i broccoli, e si cuoce per altri 25 minuti. La cosa fantastica è che è leggero, si può tranquillamente
fare in anticipo, perché poi si affetta da freddo. La cosa che a me oggi mi ha fatto impazzire è che ha lasciato nel boccale un brodo, e domani faccio un risotto spettacolare, perché sia le verdure che la carne hanno lasciato proprio quel brodo lì buonissimo. Direi che abbiamo un menù completo, secondo me, sia da fare, come dice la mano, in giardino, piuttosto che, mi sa che è brutto tempo, mano, mi dispiace. Dai, lo sappiamo sì, già. Hanno detto così, tempo. Ragazzi. Hanno detto ma così. Dai. Cosa vi devo dire? A tavola, tutto, ma anche può essere consumato con gli amici virtualmente o stasera con la Franci. Perché mi stavo domandando, ecco, se quella crescia può starci insieme a... Secondo me sì, dopo proviamo. Adesso possiamo sapere se è giusto fare tutte e due insieme. Esatto. Nel frattempo, qua è suonato il nostro campanello e abbiamo da aggiungere 300 grammi di peperoni a tocchetti. Ovviamente credo che la ricetta avrebbe contemplato i peperoni di Carmagnola, che sono proprio tipici del Piemonte. Non abbiamo potuto davvero viaggiare, quindi sono peperoni, peperoni, insomma, non peperoni. Peperoni, sono peperoni, non credo che siano di Carmagnola, esatto. Dopodiché ci fa aggiungere 250 grammi di passata di pomodoro. Però abbiamo scelto questa ricetta anche perché la Pasqua senza uova non può stare. Esatto. Manuela c'è, Manuela ci dice: se piove sulle palme fa bello sulle uova, quindi o la Pasqua o la Pasquetta ce la dà bella, speriamo, quindi decidiamo quando fare quando mangiare questa crescia. Ok, un pizzico di sale. Enrica, le clienti che stanno facendo le uova? Non lo so, c'era appunto la mano che penso che stia facendo le uova, adesso vediamo se le sta facendo, e qualcun'altra che mi aveva chiesto. Comunque, voi cucinate, io di qua faccio una cosa un attimo e vi faccio vedere invece l'aperitivo, guardate qua, vedete che lo stanno testando, ecco, e volevo solo rendervi partecipi delle loro facce e quindi ridò invece il video a Francesca. Fantastica. Quindi dice che adesso cuocerà per 15 minuti alla temperatura varoma. E ci dice, nel frattempo, giusto per ottimizzare il tempo, e lui te lo dice, se per ottimizzare il tempo puoi fare un passaggio successivo, preriscaldare il forno a 180 gradi, ungere leggermente quattro cotte di ceramica adatte alla cottura in forno, dove poi ci farà versare il nostro, i nostri peperoni con il sugo, ok? E fondamentalmente ci farà rompere un uovo sopra ogni cocotte. Quindi io direi che per questi 15 minuti assolutamente vi diamo la parola, perché io ho già un po' l'acquolina in bocca per le cose che ci sono là, e vedere la mano mangiare mi fa un fastidio. Facciamo anche noi lo spuntino che vi diciamo se è tutto molto buono oppure no. Mettete che c'è qualcosa che non è buono, ve lo diciamo di toglierlo dal PDF. Allora Anna le ha già fatte le uova alla piemontese e dice che sono buonissime, quindi probabilmente sarete soddisfatte anche se è la prima volta che le fate. Perfetto, quindi adesso vi diamo la parola, facciamo lo spuntino e poi vi richiamiamo quando, prima di infornarle, per farvi vedere come sono. Ok. Allora, adesso invece passiamo la parola alla Pasqua tradizionale. Noi abbiamo la nostra incaricata Carmen, che è bravissima a fare i dolci e ci presenterà la sua Pasqua tradizionale. Bravissima a fare i dolci. Io quest'anno sono un po' triste perché voi dovete sapere che lei sempre mi ha sempre portato la pastiera, tutte le Pasque mi ha sempre portato a casa la pastiera, perché fa un giro di clienti, amici, e lei fa la pastiera per tutti. Quest'anno va così, però almeno vediamo come la fa, così ce la possiamo fare a casa. Eccola qua. Ecco Carmen, Eccoci, buonasera a tutti e a tutte. Dunque, io volevo partire non dal dolce, perché volevo lasciare come ultima la mia bollosissima pastiera in realtà. E volevo farvi vedere che quest'anno ho trovato su una delle collection bellissime che abbiamo riguardanti la Pasqua, due novità che anche per me, scusate, mi sono rossissima perché sono davanti al forno e ho finito adesso di infornare le pastiere. Povera. Scusate. E, dicevo, ci sono degli antipasti e anche un secondo bello ricco.
tutto ovviamente base pasquale. Quindi la prima ricetta, che si chiama Shepherd's Pie, è una, adesso vi mostro sul bimbi, eccola qua. Questa è quella che fa vedere come risultato finale la mia, eccola qua. Che bella, Carmen. Quindi questa è una ricetta, eccola, tradizionale, ma non italiana, giusto? Non è italiana, esatto. Ecco, da dove arriva? No. Ve lo dico io da dove arriva, perché mi sono informata e nel file c'è. E niente, è una ricetta tradizionale inglese, quindi è un altro modo per preparare degli ingredienti classici per la Pasqua, ma in un modo un po' diverso. Quindi sono ingredienti, diciamo, utilizzati anche in Italia, ma semplicemente proposti in modo un po' creativo, vero Carmen? Sì, esatto, beh, dal nome ovviamente pie lo immaginavo, certo. Però comunque è una bellissima novità, perché praticamente è un misto di carne di agnello all'interno con una crema parmentier, praticamente, quindi una bellissima, praticamente come se fosse un gatto di patate e porri, che poi viene adagiato sulla base del nostro agnello, che viene tritato, che viene insaporito con sedano, carota e cipolla e con tantissimi aromi. Viene gustosissimo, perché io ho assaggiato, scusatemi adesso, ok, ho assaggiato anche man mano i vari passaggi, e devo dire la carne di agnello a me solitamente dà un po' noia, perché ha quel gusto un po' forte, molto forte. Viene davvero reso più delicato con tutti i nostri aromi, ma soprattutto dalla crosticina, da tutto questo bellissimo purè che viene sparso sopra. E quindi fa un effetto purè con parmentier, diciamo, con la base di carne. E quindi siamo curiosi di assaggiarlo. Sicuramente sarà buonissimo, perché il profumo è squisito. Io l'ho fatto oggi. E appunto, appena finisce la nostra diretta, lo assaggeremo. Ecco, Carmen, una cosa per questa ricetta qui. Quindi, tu hai, diciamo, sopra hai dei fiocchi di purè, giusto? Come li hai fatti quei fiocchi? Li hai fatti con la sac à poche? Cosa hai usato? Sì, esatto. Sì, ho usato una sac à poche, perché vabbè, anche il nostro bimbi comunque ci consiglia di fare questo. Altrimenti si può usare anche soltanto un sacchetto, diciamo, di tipo quello degli alimenti adibito a. E ho fatto i vari ciuffetti con il trito. Io poi ho le varie foto dei vari passaggi, dei vari momenti, con il trito che ho messo, che ho steso praticamente sulla teglia, e poi ho infornato il tutto. Quindi questi fiocchetti sono perfetti come misura, come quantità. Ho usato anche la teglia della misura che diceva, quindi sono stata col centimetro, col metro, brava, a misurare. Perché effettivamente è proprio la misura che dice, arriva l'ultimo fiocchetto, ci sta perfettamente. E devo dire una bella scoperta, devo dire che mi sembra davvero buona. Si può ovviamente, adesso in tema pasquale abbiamo l'agnello, ma si può anche sostituire la carne. Dovesse non piacere, dovesse per qualsiasi altro motivo non dovessimo avere in casa l'agnello, ecco, tra l'altro io avevo delle costine che ho reso trito, quindi con il nostro bimbi possiamo fare anche quello. Le ho scaloppate, le ho praticamente alla velocità 4, non di più, fatte diventare trito di carne. E la seconda ricetta, allora questa è la prima, è proprio la prima che ho fatto, perché è stata praticamente neanche lunghissima, è stata abbastanza veloce da preparare, ma contemporaneamente, avendo anche due boccali, avendo questa possibilità, ho iniziato la successiva, che sono delle mini torte pasqualine, però con un ripieno particolare, guardate un po', le uova di quaglia. Ah, che carino! Sì. Anche le biete, bellissime. Ecco questo è il ripieno, bello, come viene una volta tagliato. No, anche bellissimo da vedere. Belle. Monoporzione. Proprio belle. Anche ecco, scusate, ho usato i vabbè, quelli. Però sono venuti benissimo. Le proprio fatte uscire bene. Vabbè. No, avevo una contaminazione anche qua.
Esatto, okay. Avevo i pirottini normali, li ho fatti così e poi comunque l'impasto viene parecchio e quindi ho utilizzato quello che avevo, insomma. Andiamo a cercare la ricetta, perché anche questa è, ovviamente l'avevo programmata sulla mia settimana, quindi sulla giornata di oggi. Si chiamano proprio mini pasqualine, ecco. Quindi come ripieno abbiamo le bietole, anche lì io ho utilizzato proprio esattamente tutto alla lettera questa volta, perché solitamente le cambio le ricette, però anche qui possiamo spaziare con le nostre verdure come più ci piace, soprattutto in base anche a quello che abbiamo in casa, perché magari non abbiamo fatto in tempo ad andare a fare la spesa, visto che possiamo fare solo quello e siamo chiusi in casa, ma vabbè. E, dopodiché abbiamo utilizzato ovviamente le nostre spezie che uniamo sempre al nostro impasto. Io aggiungo sempre del parmigiano e anche la ricotta, perché la ricotta è quella che comunque lega insieme alla verdura, quindi sono sani. E poi è stato bellissimo prepararli, perché praticamente ho fatto una pasta brisée, ovviamente come base, che si può anche preparare prima, congelare, si può anche tenere in frigorifero. La pasta brisée viene davvero una consistenza ottima anche da utilizzare quando si impasta. E mi ha fatto creare dei dischetti, anche lì sempre col centimetro, sono stata a misurare, avevo il coppa pasta giusto da 10 centimetri, tutto perfetto, rotondo. Hai fatto i compiti, Carmen! Ho fatto i compiti, sì. E il secondo dischetto era da 8 centimetri e non avevo il coppa pasta da 8, ma ovviamente mi sono arrangiata come con un tappo. Vabbè, ma non sto lì a dirvi tutti i miei segretucci. Invece ci interessano, perché noi possiamo non avere le cose e tu ti sei ingegnata, quindi giusto così. Sì, con brava. Quello che si trova in giro, ovviamente. Okay. Sì. Quindi la parte più grande sotto e la parte più piccola sopra, esatto. Chiudere, giusto? Okay. Esatto. Al centro ho messo il misto, che ovviamente fa impasta il Bimby con ricotta e possono essere spinaci piuttosto che bietole, appunto quelle che ha fatto usare a me, che ci sono nella ricetta. E dopodiché ha fatto creare un incavo all'interno, quindi un cerchietto appoggiando, affondando leggermente, e per poter adagiare le uova di quaglia buttate sopra. E quindi ti ha fatto letteralmente aprire l'uovo di quaglia dentro nel buchino che avevi creato. Carino. Esatto, ma bellissimo anche da vedere, veramente mi sono divertita a farle davvero tanto. E la consiglio come ricetta, perché deve essere gustosissima. E l'avevo mangiata simile, ma non con le uova di quaglia, vabbè, però le uova di quaglia sono più piccoline, sono più saporite e hanno un gusto diverso in particolare. E poi ho fatto la chiusura, ovviamente, ho creato la crosticina con spargendo sempre un po' di parmigiano, un po' di olio spennellato sulla come finitura, e poi ho infornato. E quindi questo io penso che sia veramente, insieme alle nostre colleghe, un bellissimo antipasto, molto ricco, perché contiene anche l'uovo. Molto molto ricco. Beh, un bellissimo antipasto tradizionale, però rivisitato, quindi base tradizionale, sì. La pasqualina, però rivisitato anche per le prossime gite fuori porta, non lo so, quando potremo andare. Esatto. Comodo anche da portarsi dietro, giusto? Da portare, perché è una porzione. Sì. Da portare, certo, assolutamente. Poi ne vengono anche una bella quantità. Devo dire veramente, poi vi farò sapere come sono. Bene, dove ce lo farei sapere? Allora diciamolo qui, abbiamo un gruppo Facebook, per chi non è ancora, esatto. Non fa parte del gruppo Super Bimby Team, potete chiedere a Carmen direttamente come poi sono venute, esatto. Le mini pasqualine, lei sarà ben contenta di rispondere. Felicissima, esatto, sì. Ho invitato un sacco di mie amiche e clienti e spero di vedervi tutte sul nostro Bimby Team, Super Bimby Team. Quindi passiamo al dolce, che è il nostro punto forte, ma punto forte perché io adoro i dolci, ma non per altro, perché anche queste cose sono golosissime. Però vabbè, la cosa devo dire è davvero più tradizionale per quanto mi riguarda, ovviamente essendo campana di origine, quindi è proprio di generazione in generazione una tradizione che mai nella vita si dovrebbe saltare. Quindi infatti non l'ho saltata, non l'hai saltata neanche
No, neanche l'anno scorso, purtroppo non ho potuto fare il mio giro di consegne, come dicevi tu prima, questo mi dispiace. Cioè, non mi ha trovato un anno e me l'ha attaccata al cancello, ho avuto paura che me la rubassero la pastiera di Carmen, perché ma è veramente buona. Ho chiesto, ma ti è arrivata, ti è giunta? Sì, è giunta. Perché poi pioveva anche, se non ricordo male. Sì, era anche brutto, detto, c'era anche il vento, mamma. Quindi no, è giunta. Vabbè, l'ha mangiata i vicini. Manuela, l'ho mangiata tu? No, l'ho mangiata io. Quindi Carmen, quindi hai fatto la pastiera, vogliamo vedere prima il video poi ci racconti? Sì, abbiamo un video. Quindi allora Carmen ha creato un video per noi, adesso lo faremo vedere. Eccolo qua, allora. Andiamo in Pasqua. Eccolo qua. Eccolo qua, quindi Carmen, eccola. Complimenti per il video, complimenti, bellissima. Grazie. E complimenti anche perché le tue bambine ti aiutano a fare queste cose molto molto carine, quindi si divertono con giocano me. Con bimbi anche loro, sì. Quindi raccontaci qualcosa della tua pastiera. Sì, beh, la pastiera è di origine salernitana, nasce nel sud dell'Italia e è un dolce tipico molto particolare, ha una difficoltà abbastanza elevata come procedimento, perché essendo ricca ha bisogno di tanti passaggi. Abbiamo come ingredienti il grano cotto, precotto, che poi conosciamo già tutti, perché ho scoperto che la facciamo tutti praticamente, tutti si dilettano e a quasi tutti piace, anche quelli un po' scettici, perché appunto contenendo il grano, la ricotta, i canditi, la cannella, tutti ingredienti anche se vogliamo un po' particolari, che non a tutti possono piacere, beh, questo connubio devo dire che raramente ho sentito persone a cui non piace. Guarda Carmen, sappiamo, ti dico anche mio marito, che è sempre un po' scettico nelle cose, poi la ricotta di pecora, cioè, capito, che i canditi, eppure sì, la tua pastiera se la mangiava, quando riusciva a portarla la mangiava anche lui, quindi complimenti. Grazie, ma io ho i trucchi e consigli della mia mamma, perché davvero sono tramandati e infatti io utilizzo la mia ricetta con le mie dosi, mi sono trovata benissimo col bimbi da quando ce l'ho, perché finalmente è meno faticoso, perché davvero io impastavo 3 chili significa tanto tanto lavoro. Con un chilo, che è quello che ho fatto oggi come dosi, che sarebbero due confezioni di grano da 580 grammi solitamente, ne vengono anche già abbastanza, ne vengono anche a seconda della misura della teglia, anche fino a 9 piccole e una rotonda più grande. E quindi pensate che soprattutto la cottura in forno deve essere lenta, deve essere curata, perché vanno spostate, vanno girate, vanno proprio seguite passo dopo passo. Però davvero la cosa più faticosa è sempre stato l'impasto, perché l'impasto si divide in due, l'impasto con la ricotta insieme a tutti gli aromi, ecco la cosa bella sono gli aromi del sud, che sono l'arancia, il limone, poi appunto io metto il fior d'arancio, anche la cannella. A me piace molto, c'è a chi non piace, devo dire, però rimane sempre comunque abbastanza delicato, perché non si abbonda mai con le quantità, ovviamente.
E poi abbiamo l'impasto con la ricotta quindi insieme al burro, insieme alle uova, insieme allo zucchero, e quindi questi due impasti devono bollire e devono cuocere. Tutto questo andava fatto prima, senza bimbi, sul fornello, sui fuochi, con tanto tanto lavoro, molto più lavoro. Invece con il bimbi, io impasto per essere cauta e per non sovraccaricarlo, perché ci tengo a lui, mezzo chilo per volta, perché un chilo di farina comunque sarebbe davvero faticoso, ce la farebbe, ma sarebbe faticoso. E quindi mezzo chilo per volta, io pensate appunto facevo sei volte l'impasto, però il bimbi è talmente veloce e che comunque io intanto preparavo il resto, e così ho fatto anche oggi. Oggi, ripeto, ho fatto solo due barattoli, solo, che comunque rimane anche quello un bel lavoro. Dopodiché si unisce tutto questo doppio impasto, diciamo, continuando a girare, ad amalgamare, ma il bimbi lo cuoce già, ripeto, lo cuoce alla temperatura giusta. E dopodiché ovviamente si viene precedentemente fatta una pasta frolla, ecco, avevo saltato questo particolare, vabbè, ma penso che lo sappiate tutti, la base è una pasta frolla, e tra l'altro la pasta frolla viene morbidissima, ma va lasciata a riposare in frigorifero almeno per un'oretta, perché rimane lavorabile ma elastica, bellissima, veramente fantastica. E la ricetta del bimbi è quella che conosciamo della pasta frolla. E quindi si stende la pasta frolla come se fosse una crostata, diciamo una comune crostata, e poi si riempie, però con i bordi rialzati ovviamente nelle teglie, si riempie di tutto questo impasto, aggiungendo ancora canditi, si formano delle strisce come una crostata, come dicevo prima, e si aggiungono ancora canditi, poi si spolverizza con lo zucchero a velo una volta terminata la cottura, però appunto richiede poi la sua cottura molto molto accurata, perché è facile bruciarle magari sotto, quindi certo, bisogna stare molto attenti. Sì. Carmen, abbiamo delle domande dal pubblico. Ma si vede la passione proprio esce dalle tue parole, perché veramente a me ha fatto davvero piacere che tu abbia cucinato per noi questa, perché da quando ti conosco è la prima volta che puoi parlare davanti a tutti, quindi è quasi sì, emozionante, è questa cosa, perché è proprio un dolce della tua mamma, quindi un dolce che ti riporta sì, a dei ricordi. Sì. Felici, eh? Sì, allora, sì, lo so. Ascolta, allora, qua mi chiedono che ricetta delle due del bimbi è meglio? Sì. Allora, Manu, io ho utilizzato. Sì, Manu, io ho utilizzato... è già quella che ha scelto Carmen dentro nel PDF, perché le ho chiesto sì, proprio sì, qual era, quindi abbiamo già scelto sì, quella lì. Però sì, sì, qual è? Sì. Carmen, dillo in diretta. La pastiera napoletana classica. Poi ci sono okay, le rivisitazioni. Quella al cioccolato è molto buona. Ecco, infatti Sara ci chiedeva sì, quella al cioccolato. Cosa ne pensi? È molto buona. Sì, sì, è molto buona, perché ripeto, a chi non piacciono questi sapori forti e particolari del grano e della ricotta, dei canditi soprattutto, è una bella alternativa. Veramente una bella alternativa. L'ho fatta e devo dire è piaciuta. Ovvio, poi i gusti sono gusti, e ovviamente poi mi sono sentita dire vabbè, però non è la solita pastiera, cioè non è quella, è buona. Diciamo che il cioccolato smorza un po' il sapore proprio classico della sì, pastiera. Esatto, non è la classica, lo nasconde un po', però è buona. Una bella rivisitazione, okay, sì. Poi, poi insomma diamo questo valore aggiunto, soprattutto quest'anno di rinascita, perché tutti gli ingredienti che sono il grano, che sono la ricotta, che sono le uova, sono la rinascita, e speriamo diciamo che sono simbolici almeno proprio in questo momento. Sì, Elisa, Pasquale, Elisa certo, chiaramente ci chiede pasta frolla con burro, io mi sono sentita sì, già di rispondere sì, sì, invece sì, me lo confermi sì, sì. Allora un momento, la ricetta no, in effetti ha ragione, la ricetta dice lo strutto, e io quest'anno okay, quindi Elisa sì, ecco, l'ho ecco, trovato sì, no, hai ragione, la domanda era pertinente sì, perché effettivamente lo strutto giù in meridione è quello che si usa al posto del burro, che è proprio diverso, dà un altro sapore, anche quello è un tocco in più particolare. Se si trova, io l'ho trovato, possiamo fare pubblicità all'Esselunga. Ah, si trova, chiediamo i diritti. Vabbè, ci frega. Esatto, sì. E sì, sì, ultimamente lo trovo, e quindi l'ho trovato anche senza lattosio.
quindi anzi addirittura è senza lattosio lo strutto, perché in effetti nasce proprio no, infatti può lattosio. Essere utilizzato sì. anche dagli sì. intolleranti per fare la pasta esatto. frolla. Sì. Bene, Carmen, nulla. È come sapore finale cambia? Sì, sicuramente qualcosa di diverso. Qualcosina, ma è impercettibile, solo per chi lo utilizza anche in altro. Comunque lo strutto viene utilizzato anche nella pizza, nell'impasto della pizza a volte. Ecco, Elisa, sì, nella pizza e poi chiaramente se ce l'avete nelle piadine, quindi nelle è piadine. Ottimo nelle piadine, quindi se lo utilizzate per la pastiera, ecco, e l'avete in frigo, ricordatevi della ricetta delle piadine perché è un must del bimbi, chi c'ha il sì. bimbi non compra più le piadine. Quindi Carmen, non comprate le piadine, comprate il bimbi. Comprate il bimbi. Bravissima, okay. Allora grazie, sei stata veramente grazie hai dato a veramente voi delle bellissime ospiti. Idee delle bellissime idee. Allora io ripasserei la parola adesso alle ragazze, quindi io in scaletta a questo punto avrei ancora Anna per vedere, quindi Anna e Francesca per vedere a che punto sono le uova. Vediamo un po', aggiungiamo il video. Ecco, mi vedo io, fantastico, quindi vediamo anche il backstage della loro postazione e devono aprirsi sempre il microfono. Io lo so che state pasteggiando, lo so che state pasteggiando, ma apritevi anche il microfono. Sì, ci siamo dimenticati che stavamo mangiando. Scusa, vediamo che già mancano delle palline, cosa avete trovato in quelle palline? Cosa avete preso? No. Allora, mamma mia, cioè, ma io faccio la parte più ingrata di tutte, scusatemi, questo è uno sfogo personale, la mia parte da regia è la più ingrata perché sono l'unica che non mangia niente, quindi chiudo la parentesi, prego, andate avanti. Allora, ci tengo, cioè, guarda, sì. Si vede, sì. Allora, la Franci ha messo spinaci ricotta, e pancetta. La pancetta io non l'ho vista, ma a me non mi interessa, essendo di magro io oggi non l'ho mangiato. Ho mangiato spinaci e ricotta. Io l'ho mangiato, però era buono. E poi una già che venerdì. Adesso scusate che abbiamo assaggiato la pasta qui dello strudel. Ragazzi, è strepitosa. Io non gli davo 2 lire perché sono sincera sempre. Mi sembrava asciuttissima, galattica. È buonissima. Io non l'avevo mai vista, beh, ma i corsi servono anche a far provare alle incaricate le ricette però, nuove. Peccato che non le provo mai io. Comunque, ecco, detto però, questo. Ascolta, la Francia è stata molto brava a tirarla, però credimi, è proprio. È buona. Provatela perché è grande idea. Buona. Bella, sì. E la Francia che cosa altro vuole fare? Ah, no, allora siamo arrivati con le uova. Eccole lì. Tac. Adesso le inforniamo per 10 minuti, giusto? Ok. Per farle cuocere. Giusto tempo per farle cuocere, benissimo. Quindi possiamo. E per assaggiare dopo la crescia, perché quella Anna non me l'ha ancora fatta assaggiare perché va, no, va benissimo col cuccino dei peperoni. Va benissimo, comunque ragazze avete fatto uno spettacolo anche per l'impiattamento, io mi sento di dirvi veramente brave, vi siete, ma impegnate tutte, quindi complimenti, fate tante foto e postatele ovunque, così le riposto anch'io. Giusto il tempo per dare ancora la parola a questo punto alla nostra doppietta Manuela e Maria, eccolo qua. Perché? Cosa ci fate adesso? Allora, innanzitutto aspettiamo la colomba, però c'è anche una ricetta bonus, giusto? Sì, abbiamo pensato che solo la colomba era un po' troppo poco, come calorie intendo dire, no? Quindi, perché non accompagnarla con una crema un po' sfiziosa, poco calorica? Certo, allora. Però ci sono i grassi buoni dentro qua, Diciamolo. Sì. Allora... Aspetta che sostituiamo il video in evidenza e ok, sì. Aspetta allora. Che ci avete preso alla sprovvista. Scusate. Eccola qua. Eccoci. Fissa. Quindi facciamo una gustosissima crema al pistacchio. Ecco semplicissima qua. Da cos'è fare. Che ha fatto questo casino? Scusa, ma... Io abbiamo... vedo Maria, Ah, ok, no, va bene. Allora, io vedo il fondo della cucina. Se vedete Maria, tutte Maria, Manu a posto.
a posto. Allora, 100 grammi di zucchero. Devo dire che è molto semplice da fare, quindi andiamo con i 100 grammi di zucchero. Mentre c'è un profumino di colomba in forno. Avanti. Che cavolo! Posizionare il misurino. Avanti. Velocità 10, polverizziamo che come già... Ecco, brave. Fantastico, avete tolto il volume. Finito, avanti. Abbiamo fatto lo zucchero a velo, come ben sapete il bimbi fa uno zucchero a velo strepitoso. Pochi secondi. Riunire sul fondo con la spatola. Avanti. 100 grammi di pistacchi al naturale, sbusciati e spellati. Allora, quelli che si trovano logicamente al supermercato senza il sale, fatti bollire 5 minuti e tolto la pelle, una cosa semplicissima. Tra l'altro l'abbiamo fatta fare al Davide, che non c'è. Ah, quindi salutiamo anche Davide, quindi c'è un po' di Davide anche nella nostra crema ai pistacchi stasera. Che ha contribuito. Allora, posizionare il misurino. Andiamo a tritarli, velocità 9 per... Ecco, quindi stiamo facendo proprio una crema spalmabile. E l'altra volta vi avevamo parlato della crema al burro di arachidi, quindi il burro di arachidi, in questo caso invece abbiamo cambiato frutto e abbiamo pensato al pistacchio. Perché questa è una crema dolce, giusto? Assolutamente, una crema dolce. Volevo far vedere il risultato. Spettacolo, poi a me il pistacchio mi fa impazzire. Infatti, è squisito. Devo dire che... Anche il gelato, Rita? Sì. Beh, la brioche con la crema di pistacchio. Infatti, beh, questa assolutamente. Si potrebbe usare. L'ho già preparato, 300 grammi di cioccolato bianco a pezzi. Semplicissimo anche da tagliare, lo sapete già, ho già quadrettato, perché ci sta poco. Avanti, posizionare il misurino. Logicamente il misurino, ho aperto tutto il coperchio oramai. Velocità 9 anche qui. Ma siete bravissimi. Ecco, la Manu dice: propongo la colomba al pistacchio. Sì, ma in realtà è colomba alla pigna colada con crema al pistacchio. Cioè, ma vogliamo farci mancare qualcosa? Ma perché farci mancare qualcosa? Esatto. Qui adesso vedremo anche come l'ha fatta questa colomba. Assolutamente, vi facciamo vedere tutto. Ecco, bellissimo. Mamma mia, che roba! È un impasto come la pasta di mandorle, cioè bello compatto. Allora, mi chiede 80 grammi di latte intero. A zero. E poi la conservazione, Maria, come funziona? Quindi la possiamo tenere in frigo? Allora, la conservazione penso che non serva. Ecco, lo sapevo. Scusa, che è il solito discorso, così. non ci arriviamo. Così. Vabbè, comunque. Quindi, comunque in frigorifero, okay, non so, okay. Credo che nessuna crema al pistacchio sia mai finita in frigorifero. No, comunque dico la verità, effettivamente con gli ingredienti che ci sono stiamo anche abbastanza tranquilli, si conserva anche per un tempo lungo. Assolutamente sì, Enrica, in frigorifero diciamo che la possiamo tenere tranquillamente per un po'. Sì, perché ci sono per i grassi, poi c'è lo zucchero. Però... Allora, adesso andiamo, velocità 4, la cottura sono 7 minuti. Ecco, quindi in questi 7 minuti, Maria, io propongo di far vedere il tuo video bellissimo della ricetta che ci avevi proposto. Ce la vuoi prima presentare? Ci vuoi dire qualcosa prima di mandare il video, Maria? No. Perché non ti sento, Erika, sì. Volevo se prima facevi vedere il video della e poi ci racconti, ok, va bene. E dopo spiego un due cose. Va bene. Aspetta, quindi condivido lo schermo.
Ecco qua, il video di Maria è questo qua. Can we make this flame go higher? Talking about hey now, I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. Ok, quindi abbiamo visto il video di un'altra colomba. Eccola lì. Ed è ancora intera. Io mi chiedo come avete fatto a tenerla intera fino adesso. Comunque complimenti anche per questa cosa, di essere state così stoiche. Ascolta, hanno fatto fuori quella salata un attimo. Una colomba per volta. Hai ragione anche tu, Anna. Quindi, allora. Sì? Solo una cosa. Il cioccolato, la glassa per coprire la colomba, sì? Chiede nella ricetta, scusate, 100 grammi di cioccolato bianco. Con ok. 100 grammi di cioccolato bianco viene poca glassa. Ok. Io ho usato 2 tavolette, quindi 200 grammi, volevo precisare questo, per farla un pochino più ricca, altrimenti viene proprio un bello sottile, così invece è... Così è bellissima, bello. Così sarebbe anche da regalare. Quindi questa ricetta invece, di bene come si chiama, che la scrivo anche in chat, quindi molto veloce anche questa. Scusami, Erika, non ti sento. Ho detto come si chiama questa ricetta, che la scrivo in chat per chi la vuole sapere. La colomba ciocco-caffè. Ciocco-caffè. E caffè. Poi vi faremo vedere comunque impiattata con la nostra meravigliosa. Molto bene. Allora, grazie. Vi diamo la parola quando sarà pronta la crema. E quindi io ridarei. Oddio, scusate qua. Vediamo un po'. Chi è che mi aiuta con la regia? Ok. Ecco qua, no, volevo dare ancora la parola alle nostre uova. Quindi. Aspetta, disattiviamo l'audio. Ok, quindi aggiungiamo queste. Le ragazze devono togliersi il microfono, quindi Manu chiudi il microfono. No, non voi, ma la Manu e la Maria che stanno sicuramente già tagliando la... che non li abbiamo tolto il video, e quindi volevo capire un attimo, quindi le vostre uova sono in forno, giusto? No, guarda, no, dammi la Franci che ti faccio vedere. Aspetta, sostituisci video, ecco qua. Dammi la tre, è arrivata. Eccole lì. Vi stiamo guardando e adesso vediamo le vostre uova. Ok, perfetto, eccole. A noi in realtà ci piacciono abbastanza così, quindi giusto. Sono un pochettino morbide, ok? Quindi... Le vedi, Enrica? Le vedete? Io le vedo, sì, okay. sì. Allora, volevo capire dove si infilava, la vedete? No, io aspetta le vedo. Che la Manuela dice che non ci vedono, quindi... Ok, aspetta, io vi vedo, invece no, aspetta. Aspetta, no. Eccole. Ok, adesso sì, vero? Sì. Enrica, ti sei mutata. Parlo. Ok, adesso finalmente vediamo le uova. Oh, perfetto, grazie. Wow! Queste sono le nostre uova, come dicevo, sono qua per andare a toccarle con le mani. Restano belle morbidine, ok. Quindi quanti minuti per questo risultato, ragazze? Una decina di minuti, ok. Ok, una decina di minuti, a quanti gradi? Il nostro rosso che sciopa. A quanti gradi le avete messe? Mamma mia, adesso vi mettete dentro la crescia, vi pucciate la crescia in quel cuore. Tanta brava, adesso noi ci pucciamo la nostra crescia. Oh. Che lavoro ingrato che è il mio, ma che lavoro ingrato. Perché poi noi in realtà
io non amo il capo della Sanisa, quindi fra un quarto d'ora devo andarmene per non... Vabbè, le disgrazie capitano a tutti, quindi va bene. Sì, esatto, okay. Quindi adesso mi danno una fetta di crescita, metto un po' di pepe sul mio vetto perché a me piace molto e... No, fatemi solo capire, queste uova alla piemontese, quindi come si infilano nel menù di Pasqua, da che parte stanno, quindi come aperitivo, come colazione, ricapitoliamo un po' la situazione, quindi... Come colazione, no, dai. Nelle Marche, io so, c'era anche una mia amica che ha parenti lì e comincia a mangiare dalle 8 di mattina, tutte queste cose qua, nel giorno di Pasqua si mangia così, Io mi sono informata. No, anch'io. È così. Quindi. Noi diciamo che abbiamo cercato con questa collection, diciamo così, questo PDF Pasqua in viaggio, di andare un po' in giro per l'Italia, per cui siamo partiti dal Piemonte con un antipasto piemontese. Siamo arrivati in Trentino col nostro strudel, scesi un attimino, non vuoi andare nel Lazio con l'agnello? La bacchi, come si dice. È accompagnato con una crescia marchigiana, ma abbiamo anche un bel Danubio dolce per concludere in dolcezza, o salato per iniziare così. Esatto. Si può passare da Cuba con la pina colada, Colomba pina colada, ma non si può mai mancare Napoli con la nostra... No, diciamo che Napoli, vedi Napoli e poi muore, quindi Napoli rimane comunque una tappa da fare, quindi Carmen, assolutamente, quindi la pastiera di carne non poteva assolutamente mancare, quindi a questo punto torneremo dalle altre due, dove sono andate a finire, vediamo un po' la telecamera, chi è che mi aiuta ragazze? Io, che però ce l'hanno spenta. Perché quindi... ce l'hanno spenta, chissà cosa stanno combinando. Riaprite un attimo. Staranno mangiando. Comunque io ho assaggiato anch'io, ma buonissime anche le mie torte pasqualine mini, ma buonissime. Facci vedere, aspetta, sostituisci video fissato, vediamolo un po'. Mangio. No, vabbè, abbiamo fatto vedere tutte no, che no. mangiano, volevamo vedere aperta, no, eccola lì. Sì, bellissima. Sì. No, ma poi quella presentazione è veramente bella, brava, hai fatto una presentazione veramente bella di tutto. E poi aspettiamo domani sul Super Bimbi Team su Facebook che ci farà la recensione della Shepherd Pie. Ok? Sì, ovvio. Quindi vediamo invece le altre ragazze adesso cosa ci dicono della colomba. Vediamo un po'. Ecco qua. Oh, innanzitutto la crema starà andando ancora qualche minuto. Ma la crema è finita, Erika. Ah, la crema è finita, mamma mia, la crema precisione. Finita. Mamma mia. Ok. Sì, versare la crema all'interno di due vasetti. Volevo farvi vedere la meraviglia di questa crema. Ti prego. Ok. Allora, l'impiattamento, pensavamo, a questo punto vi faccio vedere cosa mangeremo tra poco. Quindi abbiamo io vedo le altre che si toccano la faccia e dicono no. Vabbè, io sono quella messa peggio, ve lo dico. Questa è la cosa meravigliosa, la nostra ciocco colomba al caffè più la nostra crema antistacchio. Perché invece avete anche l'altra colomba che sta cuocendo. Assolutamente. Cioè, vabbè. La mano deve fare la glassa e questa è la nostra... Mamma mia! Uh-huh. Quella che non rimarrà... Quella è bella, Maria! Sì. No, quella roba lì è... Maria, tu devi tornare a casa anche tu, non ce ne porti un po' che abitiamo nella stessa direzione? No. Comunque l'altra volta la Manu ci ha fatto sbavare per la lemon card, adesso ci abbiamo il pistacchio, tutte le volte così. Non lo so, però sta diventando un po' antipatica perché dice sempre no, ma perché la zona rossa fa paura. Comunque sappiate che le incaricate bimbi, quindi tutte noi, possono venire a trovarvi, basta che siamo un po' come diventate un po' come vampiri, abbiamo bisogno del vostro invito scritto e poi a casa vostra ci possiamo venire, quindi possiamo venire a farvi una dimostrazione. Allora, in realtà potremmo venire solo a vendere.
va bene, però anche fare una ricetta, cioè se ci fermano i carabinieri noi diciamo che abbiamo venduto il bimbi, però possiamo venire a trovarvi perché ci permette l'azienda di venire a trovarvi, anche in queste situazioni un po' particolari. E se volete fare la colomba cioco caffè insieme a noi, basta chiederlo. No, ma ai carabinieri gli porti un po' di crema al pistacchio? Esatto. È vero. È vero, è vero. Ok, allora, cosa dire? Quindi abbiamo qualcos'altro da dire? La mano sta smanettando lì qualcosa. Ah, per la... certo. Sappiate, allora c'è la mia mano invece che diceva, sappiate che andate tutte da Enrica a portare le cose perché mi sa che anche la mano le vuole assaggiare. Brava Manu, brava. E insomma, qua, l'altra volta lo yogurt però l'ho recuperato, quello l'ho recuperato. Manu, cosa stai facendo? Niente, abbiamo chiuso il microfono della Manu perché stava mangiando, non voleva farsi sentire. Allora, okay. Bisogna fare la glassa. Ah, ok. La colomba. Ok. Quindi, 80 grammi. La chiamano Merkel, voi avete capito perché. Ok, bisogna fare la glassa, non perdiamo tempo. Un po' più perché il bimbi è tedesco, capito? E lei sì. E c'è Angela. Eccola lì. Quindi ha messo il cioccolato, ok, a quanto posso vedere, ok, la stiamo tritando, vi faccio io sotto tipo, sono esatto. Un po' intesita perché la colomba va finita, oh, allora, non stiamo qua a cincischiare, ok, ok. Devo sfornare? Intanto che voi vedete che va per 5 minuti, devo sfornare la colomba. Ah, ok, sforniamo. Quindi, la colomba. Rimani col fermo immagine, Maria. Rimani col fermo immagine. Ok, se Maria vuoi parlare e cambiare, io ti do la possibilità di farlo, quindi sì. Sentiti libera, anche se la mano ti ha... No, allora, stavo no. Assaggiando... Aspetta che non ti vediamo più, Maria, non ti vediamo più. Devo dire che la colomba al cioco caffè è meravigliosa, insieme alla crema al pistacchio è una cosa fantastica, ve lo assicuro. Ho le mani tutte sporche. Fa niente. Vi faccio vedere bene, cosa sta facendo la mano. No, assolutamente sì. Allora, adesso, quando la glassa sarà pronta, la mia colomba è già raffreddata. Ok. Ecco, appunto, la mia colomba già raffreddata, mi sono. Ah, ma perché hai usato che tipo di stampo, Manu? Cioè, l'hai... c'è lo stampo sotto lì? Stampo? Sì, quello di calda. Ah no, sembrava fosse nuda, scusami, da qua la vedevo nuda la colomba, ok. L'ho snudata. Ah, l'hai spogliata! Vabbè, ma spiegati, ok, quindi abbiamo spogliato la colomba, ok, va bene. Spogliato la colomba, l'abbiamo proprio già... così, nuda e cruda. Spero cotta. Adesso, ok. Quando la nostra glassa sarà pronta, si procederà a ricoprire la nostra colomba con appunto il cioccolato bianco, metteremo sopra un po' di cocco e le lamelle di mandorle. Oh, direi mamma che... mia! Cioè, direi che... una roba... Semplice, leggera. No. Leggera, okay. Tutto leggero questa sera, guardate che tavola, ragazze. Ok, allora in questi 5 minuti, solo 5 minuti, io farei una cosa, se voi siete d'accordo, vi faccio vedere il file, così almeno lasciamo le nostre ragazze fare quello che stanno facendo e vi faccio vedere quello che, se non l'avete visto, vi arriverà. Allora, se non ce l'avete già, scusate, ma ho... Ok, no, non lo so usare perché mi si è sistemato il computer, comunque questo è il file, quindi Pasqua con chi vuoi, ah no, quindi abbiamo pensato a questo titolo un po' particolare e come al solito c'è qualche cosa carina da leggere per tirarvi su un po' il morale e la prima ricetta non poteva essere che la pastiera napoletana, quindi c'è qualche approfondimento per quanto riguarda appunto le ricette, perché chiaramente abbiamo la Cookie Doo, che è uno strumento fantastico per
fare le ricette, ma quella la cosa bella è anche un pochino approfondire anche la storia delle ricette che andiamo a servire alla nostra famiglia e ai nostri ospiti. Quindi lo shepherd's pie, vedete, uno dei piatti simbolo dell'Inghilterra, poi ci farà sapere Carmen come sarà la nostra colomba salata integrale al prosciutto di Praga, quindi questa l'abbiamo vista, diciamo assaggiata, l'assaggio è stato fatto in diretta, è piaciuta. Le uova alla piemontese, poi ecco, vedo in primo piano Franci che le sta assaggiando, quindi sembra che sia venute bene. Il nostro Danubio salato con ogni pallina ha un gusto diverso, quindi possiamo anche andare a fare questo gioco di che cosa c'entra nelle palline. La crescia che viene utilizzata come colazione, quindi le Marche, con un bicchiere di vino al mattino, quindi questa l'avevo sentita. Lo strudel. Lo strudel che è stato decantato per la sua croccantezza esterna, quindi è stato proprio provato anche questo in diretta. L'agnello al vapore, quello che hanno preparato sempre Franci ed Anna. E poi chiaramente la colomba che adesso andremo ad impiattare e la favolosa crema al pistacchio. Ecco, questo è un esempio e... Ecco, quindi se non avete ancora letto, questo è un aforisma che mi piaceva lasciarvi così giusto per il vostro, la vostra Pasqua. Ok, sotto trovate nel file anche i nostri link, quindi abbiamo un sito che si chiama Super Bimbi Team e il canale YouTube dove ritroverete fra qualche ora questo video per voi. Allora tolgo la condivisione dello schermo, se riesco, ecco qua, e torniamo dalla Manu, quindi. Scusa, possiamo allora far vedere un secondo solo se la Manu ci lascia la crema? Allora, penso che la Manu... Fuori, no, mi sa che no, ragazzi. No, niente, signore. Non ci lascia. No. Dopo, che c'è scritto. Quindi Manu, per andare da Enrica c'è un pedaggio da pagare. Quindi, allora, ci siamo? Dai. Allora, abbiamo sciolto il cioccolato bianco, ti dice proprio i procedimenti, quindi mettere la carta forno sotto, mettere la gratella e mettere la tua colomba, versare il cioccolato, è bello densino, aspetta perché l'hai usato te, ferma lì. Questo è bello, bello denso. Ecco, questo qui secondo me è il discorso che faceva Maria. Okay. Se vogliamo farcire bene una colomba, secondo me bisogna metterne di più di cioccolato. Quindi, perché rimane proprio un po' trasparentino. Vabbè, quindi adesso in diretta ci stai facendo questo appunto, quindi chi la farà sappia che deve aumentare le dosi. Secondo me due tavolette. Due, quindi doppia dose direttamente, Manu, senza passare dalla dose e mezza, no, doppia dose. Se no non è glassa, eh. Ok. Cioè adesso noi stasera faremo sto sacrificio e la mangiamo un po' asciutta, se vogliamo, no? Ma però... c'è sempre... Ma ci avete sempre quella... un po' più leggera, dai. Potevi farla mezza bianca e mezza verde a questo punto, con la crema di pistacchio. Rimane, va bene, è tutta bianca, ma è quel bianco un po' trasparente. Dopo uno cosa fa? Li mette su un po' di cocco, perché la nostra è sempre... Da spiaggia, una colomba da spiaggia. No? Se vogliamo andare un po'... Mauricio, Giudilino, ma a me basterebbe andare a Riccione, voglio dire. Ok. Vabbè, se dobbiamo sognare, sogniamo in grande, giusto? Oh, là. Cioè. Mangiare la colomba al farro e la colomba al cioccolato bianco di stacco. Sappiate che io non posso nominare il farro perché sennò vengo fustigata. Quindi okay. Questa è la nostra colomba finita. Ripeto, se era un attimino più corposa la glassatura, secondo me due tavolette ci stanno tutte. Mi sono attenuta alla ricetta, ma la glassatura va proprio glassata, la colomba. Va proprio glassata, okay? Grazie. Esatto. Manu, grazie. E passo la parola alle ragazze che volevano invece dire qualcosa. Eccovi qua, aprite il microfono. Quindi ci parlate adesso delle uova?
Ecco qua. Sì, nel senso che volevamo farvi vedere come sono venute le uova aperte, diciamo, mm-hmm. e la crescita dell'Anna. Certo. Eccola lì. Mamma mia. È aperta, ha un profumo di pecorino spento, è buonissima. Bella, sì. Ecco, e non vi dico qua dentro così, cioè. Ok. Va bene, okay. Abbiamo detto tutto. È stato un quindi... piacere, grazie a tutte. Grazie, perché adesso ho a disposizione poco e devo finire la mia, il mio ovetto, grazie. Quindi ridatemi, ecco qua, ridatemi la regia e quindi come vi ho detto, non so se vedete me, penso di sì. Sì. Come vi ho detto prima, niente, il compito più ingrato è cosa devo fare, sempre mio, quindi abbiamo visto tante tante cose belle, abbiamo passato una serata insieme con delle idee per la vostra Pasqua, ci fanno i complimenti in chat, quindi no, grazie a voi che ci avete sopportato e supportato fino a qua, perché ci divertiamo anche noi a stare con voi, anche perché in realtà appunto le nostre serate sono queste ormai, perché appunto non possiamo trovarci, diciamo che due magari di noi si possono trovare, non di più, torneremo in presenza, quello che vi ho detto prima vale ancora, quindi l'incaricata a casa vostra da sola può venire, quindi non abbiate paura a invitarvi, a invitarci, e con questo io vi auguro una buona Pasqua e ci vediamo domani mattina, perché chi vuole abbiamo ancora una live sempre fatta dal Super Bimbi Team, in questo caso abbiamo Annalisa e Francesca che ci preparano, oh mamma, un piatto di mare con le cozze e i ceci piccanti. Quindi alle 11 vi aspettiamo, se non avete ancora link chiedetelo alla vostra incaricata e con questo io vi do la buona serata. Qualcuno ha aperto il microfono, quindi buona serata a tutti e penso che, ecco, salutate, buonanotte. Quindi ragazze, buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.